Ciao ragazze, sono Rita e oggi vi parliamo di un altro pannello, un panno craft 3D della nuova collezione del Natale 2023 ed è il pupazzo di neve Zac. È questo pannellino che vedete sulla mia sinistra che è composto di Zac, è il pupazzo di neve un pochino più grande e del suo amichetto Sebastian contenuto nel suo sacchettino. Noi abbiamo interpretato Zac in questa maniera, in questo progetto. È seduto comodamente su una slitta e tiene stretto in braccio il suo amichetto Sebastian. Ma oggi vi facciamo vedere come si realizzano i due pupazzi. Questi sono gli elementi che trovate già ritagliati perfettamente a filo senza lasciare il bordo bianco della base del tessuto. Ora realizziamo la testa di Zac. Per prima cosa dobbiamo andare a chiudere tutte le pence sia del dietro che del davanti. Dobbiamo prendere degli spilli e chiudere. Una volta che abbiamo fatto questa operazione su entrambe le pence del davanti e del dietro, avremo ottenuto questo risultato cucito. Dobbiamo inserire la parte del retro sulla parte davanti e fare combaciare le pence e puntiamo con gli spilli. Cuciamo tutto intorno al perimetro lasciando la parte sotto aperta per circa 3 centimetri. Cuciamo tutto intorno fino a ottenere questo risultato. Dalla parte dove è stata lasciata aperta l'apertura sarà da qui la possibilità di poter rivoltare la testa. Quindi da qui potremo inserire l'imbottitura per ottenere questo risultato. Deve essere abbastanza piena la testa, come vedete. Con lo strumento spingete l'imbottitura tutto intorno lungo la circonferenza in maniera che spariscano tutte le varie piegoline, che venga una bella palla rotonda. Dove avevamo lasciato aperta l'apertura per l'imbottitura, con ago e filo andiamo a dare piccoli punti per chiudere. Realizziamo ora il naso carota di Zac. Dal triangolo che abbiamo ritagliato dobbiamo piegarlo a metà e cucire sulla parte lunga. Dopodiché bisogna rivoltarlo e imbottirlo. Tagliamo una barretta di filo di metallo da 20 centimetri e inseriamo lungo la cucitura nella parte sottostante fino alla punta la barretta di filo. Per il restante prendiamo delle pinze e realizziamo una spirale fino alla base, così. Dopodiché lo giriamo perché servirà proprio per poterlo incollare sulla testolina di Zac. Spingiamo l'imbottitura un pochino all'interno per lasciare libera la spirale. La posizioneremo in questa, vi faccio vedere prima di inserire la colla. Deve essere il naso posizionato appena un pochino al di sotto proprio delle pupille, quindi andiamo a incollare in questa posizione la spirale con colla a caldo. Teniamo fermo, facciamo in maniera che possa attaccarsi benissimo prima la spirale e dopodiché poco per volta potremo andare a sollevare i lembi del tessuto del naso e incollare piano piano
inserito un pochino di colla in maniera che si incolli proprio perfettamente tutto intorno. Realizziamo il corpo di Zach. Posizioniamo dritto su dritto, il retro sul davanti e cuciamo tutto intorno, lasciando la parte alta scucita che ci permetterà di poterlo rivoltare. Una volta rivoltato attraverso la fessura dovremo imbottire bene bene per ottenere un bel pancino bello gonfio, così che vedrete è un pochino più appiattito nella parte laterale e un pochino più largo, quindi bello imbottito. Nella parte alta andate a chiudere, si dovrà congiungere con la testa. Per invece le manine dobbiamo accoppiare dritto su dritto in questa maniera, così e così, ma posizioniamole già in maniera speculare. Vanno comunque cucite tutto intorno, posizionatele così una di fronte all'altra, perché dovrete tracciare una linea nella posizione giusta, così e così, e praticare un taglio attraverso questo taglio. Dovrete rivoltare la manina, imbottire e cucire con piccoli punti le sezioni che erano aperte per l'imbottitura. Passiamo ora a realizzare i piedi gambine di Zach. Da questi settori dobbiamo ripiegare ciascuno di loro a metà, sia l'uno che l'altro. Cucire tutta la parte curva lasciando aperta la parte sottostante, così. Una volta fatta questa cucitura dobbiamo andare ad applicare la base sotto delle scarpine e dobbiamo tracciare la parte con un punto, aiutatevi con una birra, un piccolo pennarello, per tracciare proprio il punto della metà di tutti e due gli ovali, perché li dovrete andare a posizionare. La parte più larga è la parte dietro della scarpina, la parte punta è la parte davanti. Quindi aprite, mettete il dritto sul dritto, posizionate il punto che avete praticato con, e lo fissate con uno spillo, sia nella punta che sul retro, tracciate, vedete, la metà qui della scarpina e posizionate il punto che avete ricavato, tracciato prima, e fissate con uno spillo. A questo punto dovete cucire tutto il perimetro intorno e il risultato è questo. Dovete rivoltare le scarpine piedini, così e così. Una volta fatta questa operazione dovete imbottire bene bene in maniera che sia bella compatta, e la parte alta, dopo che avete inserito bene bene l'imbottitura, la spingete, dovete chiudere la parte aperta con un punto sopraggitto tutto intorno. Ora costruiamo il nostro Zach. Allora, per la carotina vedete che una volta che è asciutto potete gli dargli il movimento che desiderate, che è proprio buffa. La testa deve essere collocata lì dove c'era l'apertura che abbiamo cucito, in corrispondenza della chiusura del collo. È sempre molto divertente mettere queste testoline un pochino non proprio dritte ma leggermente inclinate, così girate, ruotate. Depositate della colla a caldo nella parte bassa sotto, e dovete attendere che s'asciughi perfettamente la colla. Per le braccia,
che vanno incollate nella posizione che desiderate, dipende anche molto appunto dalla posizione che volete dare al vostro Zac. Adesso lo appoggiamo qua in attesa che si raffreddi e vi faccio vedere un po' come noi abbiamo realizzato la nostra scena. Lui è seduto sulla slitta e abbiamo attaccato sia le braccine che le gambe in questa posizione. Prima dovete sederlo e incollate. Vediamo se si è già asciugata la testa, ma aiutatevi casomai con anche degli spilli per tenerla il più fermo possibile nel frattempo che si asciuga. E poi dovete incollare le gambine, i piedini in questa posizione. La posizione dipende molto, come vi dicevo, da quello che volete creare voi come scena, perché lui può essere seduto con i piedini così oppure così come abbiamo fatto noi, quindi dipende un po' da voi. Per farlo, posizionate della colla sulla cucitura, e fissate, tenete fermo fino a quando non si è raffreddato completamente. Nel frattempo io ho già incollato un braccino da una parte, gli ho dato questa posizione perché in braccio avrà il suo amichetto Sebastian e lo vedremo dopo. E poi dovrete inserire anche e incollare l'altra manina, l'altro braccino, in questa posizione. Aiutatevi o con uno spillo oppure attendete che la colla si raffreddi. Ora realizziamo il piccolo Sebastian. Dopo che abbiamo ritagliato tutti i pezzi, accoppiamo la testolina, il retro sopra alla parte davanti, dritto su dritto. Quando siete a questo punto, tracciate leggermente con un piccolo punto, un pennarello, per dare la traccia, per lasciare scucita la parte sotto che vi servirà poi per poterlo rivoltare, e cucite tutto intorno fino a qua, così. Da questo punto, come vi dicevo, dovete rivoltare e imbottire, così come abbiamo fatto per la testa di Zac. Una volta che abbiamo rivoltato e imbottito, otterremo questo effetto imbottitino così. Per il naso carotina dobbiamo cucire la parte lunga del nasino qua, lasciando aperta la parte più corta sotto, così. Dobbiamo rivoltarlo come abbiamo fatto per la carotina naso di Zac e inserire anche qua un ferrettino. Dopo che abbiamo messo un pochino di imbottitura, la spingiamo leggermente all'interno e inseriamo dentro il ferretto fino alla punta. È un ferretto di circa 10 cm di lunghezza. La parte che fuoriesce dobbiamo prendere delle pinze e poi fare una piccola spirale, così la rigiriamo, perché ci darà la base di poter incollare il nasino sulla testa di Sebastian, e lo andremo a incollare anche questo, vedete, circa subito sotto agli occhietti, un pochino a metà della parte curva, così. Quindi applichiamo della colla, così. La cucitura la teniamo verso il basso, la parte alta è quella intera, e posizioniamo il nasino così. Passiamo ora a realizzare le braccine di Sebastian. Dobbiamo accoppiare dritto su dritto questi due elementi, per la destra e per la sinistra, e andiamo a cucire tutto intorno completamente. Lasciamo due fessure e tagliamo con le forbici, così. Da qui potremo rivoltare e imbottire per ottenere le braccine in questa maniera. Chiudiamo con due piccoli punti ad ago e saranno pronti per poter essere incollati. Passiamo ora alla realizzazione del sacchettino di Sebastian. Dobbiamo piegare a metà
la striscia e cucirla lungo la parte laterale, ottenendo questo sacchettino. Una volta che abbiamo fatto le cuciture, dobbiamo rivoltare, ribattiamo all'interno un piccolo orlo, ci aiutiamo con gli spilli, lo teniamo fermo e con un filo di cotone in tinta, o noi abbiamo utilizzato il marrone, andiamo a praticare un punto in puntura a circa 0,5 mm di distanza dal bordo, così. Questo servirà come rifinitura per ottenere il sacchettino decorato in questa maniera. Inserite abbastanza imbottitura, spingetela dentro sotto, perché ora praticamente il sacchettino farà da struttura al nostro piccolo Sebastian. Prendete la testolina e dovete incollarla in maniera inclinata in questa posizione, mettendo della colla, quindi spingete giù l'imbottitura, applicate la colla nella parte retro, in questo angolo del sacchettino, e inserite la testolina. Potete metterne anche un goccino appena proprio in questa posizione per fissare la testolina in maniera che non si muova. Vedete che è molto più carina la testolina inclinata da una parte che dritta. Poi dobbiamo incollare le braccine. Le braccine, il primo braccino lo posizioniamo in alto così, quindi applichiamo la colla sulla cucitura e posizioniamolo sul retro così, vedete? Andiamo a incollare sia un pochino il tessuto del sacchettino che anche un po' la testa, così ci aiuta a tenerlo fermo. Incolliamo ora l'altro braccino, applichiamo la colla sulla cucitura e poi posizioniamo di dietro così l'altro braccino. Attendiamo che la colla si raffreddi completamente e il nostro Sebastian è terminato. I nostri personaggi Sebastian e Zack sono terminati. Ora mettiamo in braccio Sebastian a Zack, così. E se volete, desiderate vestirli come abbiamo fatto noi in questo progetto, per realizzare i capellini e il sacco, li potete trovare sul nostro nuovo manuale per il Natale, L'incanto del Natale. Su questo manuale trovate tante altre novità e tanti altri progetti. Seguiteci sui social perché seguiranno altri pannelli che vi faremo vedere. E un abbraccio a tutte voi, a presto. Ciao Rita.